Le novità da Profumix! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Buongiorno! Allora, oggi video novità, perché la scorsa volta io ho cancellato il video, no, non è vero, non si sentiva l'audio, non so cosa ho combinato, quindi oggi un video molto lungo, sicuramente diviso in due parti. Cominciamo subito, parola a Teo! Ciao a tutti! Allora, partiamo con la novità proprio arrivata pochi giorni fa di Federico Cantelli e Licorice. Fresco, questo è già quasi sold out, ma lo riordineremo. Questa fragranza sa letteralmente delle rotelle dell'Haribo per me. Per me, liquirizia. Invece, sì? Sa di zucchero filato alla liquirizia. Non esiste, l'ho inventato io. L'ho inventato io. Perché c'è sta nota zuccherina, che se tu senti, io non mangio tanta liquirizia, però mi piace. Mio marito adora le rotelle e mia madre adora la spezzatina, quella che si compra anche in farmacia, che è purissima. Sì. Cioè, la nota non è sintetica, sembra proprio la spezzatina. Ma sai anche cosa adesso che sto pensando? Mia moglie fa col bimbi il liquore alla liquirizia, tipo liquirizzino. Sì, sì, è proprio una liquirizia zuccherina, ma molto naturale. Guarda, questo comunque secondo me è uno dei migliori profumi alla liquirizia che conosca. Quindi se siete amanti della liquirizia, le note sono liquirizia, vaniglia in testa, confetti alla mandorla, marmellata di ciliegia e liquirizia nel cuore, caramello salato, anice stellato e zucchero caramellato nel fondo. Cioè, sembrano note natalizie quasi. Sì. Buonissimo, veramente. Ottimo e veramente un prezzo ridicolo. 54 euro il 50 ml, 79 il 100 ml. Ridiculous! Se porto la bacchetta, esatto, magica. Guarda anche quel programma. E parliamo di un'altra novità appena arrivata, proprio pochissimi giorni. Deep Dark Vanilla di Essendurga, un brand che io adoro perché riescono sempre a fare fragranze particolari e non molto originali. Sì, molto originali, non già sentite. Questa l'ho sentita una volta sola, adesso la risentiamo insieme, ma è una vaniglia, come dicendo, un po' dark, quindi con dei, secondo me ci sono dei legni scuri, dell'oud. È molto legnosa, diversa dalle solite. Allora, inizialmente io qua l'ho sentito dalla boccetta, ho detto no, perché mi sembrava di sentire una nota affumicata. In realtà non è affumicata. No, diventa molto buona, secondo me, su pelle. Cioè, è una vaniglia proprio scura. Cioè, mi ricorda proprio il bacello, il colore del bacello della vaniglia. Comunque legnosa. Io adesso non ho letto le note. Quasi una nota buzzi ufficiale, ma penso io che vi sia dell'oud. Veramente buona, però, secondo sì, me. Molto. Vabbè, io sono la vanillara, lo sapete, quindi. Parliamo anche di Liquid Gold. Allora, questo è un profumo che era uscito circa un anno fa e che l'azienda aveva fatto in edizione limitata. È una fragranza creata da Quentin Bisch, che è un naso molto bravo e molto in auge in questo periodo. Sforna dei capolavori. Sì, sono d'accordo. Pensiamo a Ganimede o a Bois Imperial di Essential Parfum. Sono profumi che di cui si strapala e si stravendono. Sì. Allora, questa fragranza era uscita, se non erro, in 999 esemplari, che sono stati letteralmente bevuti, fumati per stare in pochissimi giorni. Ed è spettacolare, tant'è che tutte le profumerie si sono lamentate un po' con l'azienda dicendo: ma scusate, ha fatto una fragranza eccezionale, ne fate in edizione limitata. Gli abbiamo rotto talmente tanto le balle che l'hanno tornata a riproporre. È buonissima, guarda, io non... è dolce, non sono... Fa innamorare questa fragranza. Sì, non mi ricordo le note, adesso le vado a vedere. È particolare perché non è un gourmand un po'... Sì. Un po', come si dice, non talcato. Allora, qua delicato. Abbiamo mandarino e zafferano in testa, semi di carota, semi di coriandolo, fiore di arancio, gelsomino traslucido e accordo solare. Cosa vuol dire? Patchouli, Georgie Wood, Ambrofix, Cistus, accordo di vaniglia e musco bianco. Allora, detta così è difficile di immaginarsi questa fragranza, però ragazzi, fidatevi, è buonissima, persistentissima. E comunque rimane sul dolce, dolciastra, quindi se amate le fragranze dolci, assolutamente è buonissima, molto buona, secondo me anche molto elegante. Passiamo ad Algabra. È un brand turco che lavora soltanto con concentrazioni in extra. Questo è la loro novità, si chiama Cuban Tobacco. Devo dire che è un tabacco eccezionale, un tabacco veramente eccezionale. Cuba, buonissimo. Il difetto che ha questa fragranza purtroppo è il costo, perché qua andiamo 50 ml
a 250 euro, 50 ml in extra. È un tabacco buonissimo, un tabacco veritiero, sì, da sigaro, veritiero, dolciastro, di una qualità assurda. Non so se voi vendete i sigari, io no, però avevo un amico a cui piacevano molto e quindi mi ricordo che mi divertivo ad annusarli. Lui sì, mi spiegava, mi raccontava che ci sono proprio le essenze di cosa sa, è un po' come i vini, ci sono i sigari, quelli insomma cubani, sì, quelli sì, buoni. Vero. E questo è proprio molto veritiero come odore, non pensate a un sigaro acceso, proprio l'odore che si può annusare da un sigaro, è buonissimo. No, tanta roba, poi ha una persistenza atomica. Allora, sempre di Algabra è uscita una nuova linea che si chiama History. Questi sono dei 30 ml, vanno a 130, è una linea che sto stravendendo, non la conosce nessuno perché in Italia l'ho solo io, però vale la pena, ragazzi, metterci il naso. Allora, Spanish Carnation è una fragranza un po' più femminile, come note. Allora, per me è elegantissimo, è un delicatino dolce. Questo è uno di quei Io li definisco sempre talcati, un po' muschiati. Muschiato, sì. Io invece lo reputerei un muschio vaniglia. Questo mi piace tantissimo. È delicatissimo. Una vaniglia muschiata o un muschio vanigliato, sì, vedetevela voi. Però alcuni profumi, io l'ho detto anche l'altra volta. Cioè, forse c'è anche dello zafferano. Ecco, sono difficili da descrivere. Perché alla fine in un accordo che può sembrare semplice, in realtà poi va provato, va usato. Perché veramente questo è buonissimo. Sì, l'altra volta abbiamo parlato del Mexican Cactus, che sì, anche quello sta andando. Che è andato, perché sì, il video è finito. Allora, secondo me c'è una specie di triangolo delle Bermude da Profumix, perché qui quando vengo a registrare i video ogni tanto non mi va l'audio. O qualcuno che ci maledice, forse. O qualcuno che ci maledice, non lo so. Che si fa con gli spilli, sai, gli spilloni. Occhio, l'occhio, prezzemolo e Pinocchio. Allora, qua abbiamo, ecco, stiamo a sentire la piramide come particolare. Frutti esotici e mais in testa. Mais. Garofano e mughetto, vaniglia, muschio bianco, ambra e foglie di garofano nel fondo. Quindi la vaniglia e il muschio bianco l'abbiamo beccati. Lo zafferano non c'è, sì, però la nota di mais non l'avevo mai sentita, sinceramente. Però molto molto buona. Veramente, metteteci il naso perché è molto molto buono. Infatti al pomeriggio, io alla mattina del giorno dopo l'avevo ancora. Allora, Agarty, questo è un brand creato dalla titolare di Aqua Cosmetics, la Barbara Loddo. E ci sono tre fragranze per il momento e ce n'è una quarta in uscita. Allora, abbiamo un marino. Di solito è un marino agrumato, Waterwise. Spell, si dovrebbe pronunciare. Spell. Eh? Senti che buono. Secondo me c'è anche della menta qua dentro. È un marino verde. Sì, con della menta. Ma è buonissimo. Mm. Ed ha una persistenza che menta, io un po' limonosa. Non avrei mai. Comunque, le fragranze sono veramente buone. Sono rimasto stupito positivamente. Che buono, che... Poi quella che in questo periodo sta andando di più è Burning Cork. Questo è un caramello bruciato. Mi sa che San Gennaro. Allora, questo è buonissimo. Allora, qua anche questi sono solo in formato da 100 ml extra. Buono. E la terza fragranza, questo è un... Io ci sento dell'iris un po' floreale. Si chiama Floating Lens. Anche questo è un iris trucchettoso, molto molto buono. Peraltro, ecco, è un iris rossettoso, trucchettoso, sì, però parecchio burro di iris. Sì, burro di iris, molto... e comunque più dolce del solito iris. Breeding proprio retro. Sì. È rotondo, non è spigolo, non è freddo, sì, non è come iris. Non è quadrato. Non è Parliamo di Azman. Ecco, Azman è uno dei brand del momento, se non il brand del momento. Allora, è un brand di Dubai e un brand che le fragranze sono veramente tutte una più buona dell'altra. Questo l'abbiamo letto a prefe del momento. Al momento io sono, esatto, Killer Vavoom di Miguel Matos. Ogni fragranza è fatta da un naso diverso, a parte Chris Morris che ne deve aver fatte due. Sì. Questo è un oud con cioccolato, ragazzi, spettacolare, spettacolare, è veramente eccezionale. Qui è quel famoso caso in cui c'è l'oud e il cioccolato, e l'oud per me, almeno al mio naso, serve tipo solo
a farmi spingere questo cioccolato verso sì. cioccolato nero di altissimissima qualità. Veramente, immaginate questo, veramente nero nerissimo, quindi non è, cioè, gourmand sì, perché ci sono note comunque mangerecce, quindi sono tutti definiti gourmand, però parliamo di un profumo veramente molto buono, e questo assolutamente unisex, secondo me sulla pelle di un uomo è buonissimo. Sì. Killer Vavoom, tra l'altro è quello che della linea costa meno, uno di quelli che costa meno, quindi insomma, costa solo 3 milioni di euro, mentre gli altri costano no, 4, direi 165 per 50 ml extra a memoria, questo li vale tutti. Parliamo di un altro gourmand, Alibaba, la nuova fragranza di Maiora, chiaramente è ispirato al Baba, esatto. Dolce tipico napoletano. Comunque sembra che il profumo sia ispirato, ci sta un attimo ancora documentando, ma insomma, per non stare qua 3 mesi, la vera storia di come è nato il Baba, esatto, a Napoli, esatto. Come è arrivato a Napoli il Baba. Ma allora, a noi interessa la fragranza. Oh Baba. Mm. È vero, cioè questo profumo provoca una dipendenza immediata. Ragazzi, sa proprio di babà, eh. Questo sembra è la pasta intrisa del rum del babà. Della bagna rum, cioè non è rum, è acqua, zucchero e rum. Sì. Tanta roba. Poi c'è questa nota senti qua come arriva la nota vanigliata, sì. Dopo. Ci sono alcune pasticcerie, diciamo campane, che però sono qui, quindi c'è scritto pasticceria campana, pasticceria napoletana, che vendono il babà in bicchiere, cioè te lo danno nel bicchiere, tagliato a strati con la crema e poi intriso in questa bagna a Roma. Mi ricorda quello, perché io sento quasi anche una nota cremosa. Proprio buonissimo. Veramente azzeccatissimo. Sì. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Ciao Antonio, salutiamo Antonio. Grazie. Allora, questo è un brand nuovissimo, si chiama Bellekin. È un brand direi olandese, ci sono 4 fragranze, sono tutti nomi penso di donne, Nika, Inna, Nara. Sì, Inna sono sicura sia un nome penso dell'Europa dell'Est o sì, Nord Europa più che dell'Est. Allora, oggi abbiamo scelto Nika perché è buono. Perché abbiamo i suoi di sentire questo. Perché è buono. E voi sentite questo. Allora ragazzi, questo è veramente un'alternativa molto molto valida a tutti i profumi tabacco vaniglia, sì. Cioè adesso detta così sembra un profumo scontato, direte tabacco vaniglia ha rotto le balle, no. In realtà è molto molto buono, c'è la fava tonka, la vaniglia, il tabacco, c'è quella famosa matrimonio fava tonka vaniglia che fa quasi sembrare il tabacco vedere. Un po' cioccolatoso, senti se non c'è, sì da quel che è un po' di, è un tabacco molto morbido, dolce sì, ecco. Molto molto buono, cioè quasi un tabacco gourmand, sì. Ecco, vanigliato, però non è il classico tabacco vaniglia, ecco, secondo me. No, esatto. Insomma, diciamo che come gli amanti della vaniglia, di vaniglia ne abbiamo 5.000, così come di tabacchi, 5.000. Per forza, è una delle note più gettonate. Quindi vanno esplorate tutte. Sì. Senti, allora, è diventato buono. Ah no, ma è buonissimo. Qua abbiamo foglie di tabacco in testa, poi abbiamo fiore di tabacco, vaniglia, cacao e fava tonka nel cuore e frutti essiccati e note legnose nel fondo. Comunque è buonissimo, molto ben fatto e veramente tanta roba. Poi questo mi è arrivato ieri pomeriggio, il nuovo di Core Eterno, Psyche Delicious. Psyche Delicious. Esatto, questo è Core Eterno, novità di Core Eterno e la seconda fragranza creata da Arturo Ettolandi dopo Arcore. Comunque, e devo dire ragazzi che i nomi di Core Eterno sono sempre super super belli, secondo me, sì. Mi piacciono moltissimo, buonissimo questo qua. Questo qua deve essere un fruttato floreale, andiamo a vedere anche qua. Allora, ma pur dolce, essendo, secondo me c'è la rosa qua, ci deve essere della rosa, sì, floreale, perché secondo me, non lo so, cioè il mio preferito di Core Eterno è Punk Motel, lo sarà sempre perché mi piace tantissimo, però questo io lo sento una rosa fruttatissima. Se non c'è la rosa, cambio mestiere. Allora, la rosa non c'è. No, sta scherzando. Andiamo a vedere. Simpatico umorista. Raspberry, ribes nero, mango, lici, pompelmo, nutmeg, pepe rosa, rosa, magnolia, peonia, legno di sandalo, vetive e vaniglia e ambra grigia. Tanto a dare questa parte del cuore, senti com'è
fruttata ma molto morbida, lì, è la peonia, secondo me è la peonia, la peonia nei profumi. Comunque è buonissimo, nei questo profumi profumo, ragazzi, è molto buonissimo e persistentissimo, perché ieri pomeriggio appena arrivato me lo sono spruzzato e tutta la sera mi sono usato il braccio. Allora, 1970, guardate che bello. La rinascita di Matteo Rovatti. No, no, sono vecchio ma un po' più giovane. Allora, 1970, veramente una bella boccetta, diciamo così. 1970, allora, fa parte della nuova linea di Rosendo Matteo, di quattro fragranze, dove presumo siano tutte date storiche, adesso non so bene la storia. Abbiamo 1968, 1970, 1988 e 2010. Oggi vi vogliamo parlare di 1970, che è molto molto buono. Senti, è un dolce che mi ricorda qualcosa, ma non mi viene in mente. È buonissimo, fammi vedere anche qua cosa c'è dentro. È buono questo profumo. Sembra, sì. Allora, sembra un già sentito, ma in realtà secondo me non lo è assolutamente, è proprio una cosa originale. E quindi sembra facile, ma non lo è. Tipo, sembra talco, ma non è. Posto, siamo a posto. Allora, direi la nota principale dovrebbe essere la tonka, secondo me, vediamo. Allora, qua parla di note citriche fruttate fresche in testa, che io non le sento. Senti però come viene cioccolato fuori. Ecco il cioccolato, io per me sento una crema al limone anch'io, beh ecco, pelo di limone, forse le note citriche, però cioccolato si sente bene, legno, spezie, note terrose, ambra, muschio, vaniglia e fava tonka. E il pelo di limone. E il pelo di limone, comunque è buonissimo questo profumo. Questo è veramente buono, alla fine è andata una specie di crema limonosa, esatto. buono. Rosendo Matteo, pace l'anima sua, comunque... Sì. È un bellissimo brand, Rosendo Matteo, sì, bellissimo. Ragazzi, lui era un maître parfumiere, è stato per 30 anni naso profumiere di Paco Rabanne, secondo me si sente che i profumi sa fare.